Attualità, cronaca, eventi, politica, società, sport e salute. Sii protagonista anche tu. Acquista il tuo spazio pubblicitario da minimo una settimana ad un anno al costo di un semplice annuncio pubblicitario. Scegli tra le varie opportunità che ti offre Orvieto City TV. La proposta di inserire la tassa di soggiorno per gli albergatori dell'Orvietano da parte dell'amministrazione comunale ha aperto molte polemiche. Noi siamo andati a sentire il parere del presidente della Confesercenti. Soprattutto un malcontento che deriva dal fatto di non aver conosciuto nei luoghi opportuni e al momento opportuno, quando si parlava cioè 20 giorni fa di bilancio in comune, di non aver parlato da parte degli amministratori, di nessun amministratore, di questa tassa, che sarà o non sarà messa, questo poi vedremo, però il luogo opportuno sarebbe stato quello. È bene chiarire subito le questioni dall'inizio, cioè messa una tassa oggi come oggi, in un periodo particolare di crisi turistica, e Orvieto già aveva una presenza bassa media di 1,6 notte, quindi l'introduzione di questa tassa sarebbe un trascinare Orvieto ancora più in basso, però a coprire un bilancio comunale noi non ci stiamo con una tassa del genere. Abbiamo chiesto anche il parere del presidente della Federalberghi di Orvieto, ma purtroppo sino ad oggi si è reso indisponibile. Peraltro c'è una nuova polemica, quella suscitata dalla dichiarazione del capo della Protezione Civile di Orvieto, Giuliano Santelli, che dichiara che gli alberghi dell'Orvietano sono più cari degli altri della regione Umbria e che addirittura offrono meno servizi. Siamo andati a sentire allora che cosa avesse a dire. Considerazioni appunto del tutto personali, è frutto non di un'indagine scientifica, non sono in grado di farla e non era questa la mia intenzione. Io giro l'Italia come tutti e spesso dormo in alberghi che hanno caratteristiche sia per la città sia per la qualità dell'albergo in cui dormo simili a quelle di Orvieto, e trovo a volte che davvero siano molto più serviti e molto più molto più qualificati anche come servizi e come qualità dello stesso albergo di alberghi che stanno a Orvieto. Ma ripeto, nessuna polemica con gli albergatori, forse però una discussione nella città è utile e serve anche a fare un po' il punto della situazione, partendo anche dal presupposto che gli albergatori stanno facendo qualcosa, stanno tentando, hanno un loro progetto. Però io lavorerei molto, mi permetto di dire, io lavorerei molto più su pacchetti che sono di alta e bassa stagione, che offrono la possibilità anche a famiglie di essere qui, al turismo religioso, che so che è un aspetto sul quale si sta lavorando. E poi un po' più su internet, è vero che chi ha molte camere può metterne a disposizione a prezzi ridotti come avviene sul mercato, però è anche vero che giocare con internet per chi gira come me, come i turisti, come tutti, permette anche di avere elementi di concorrenzialità molto forti e si trovano delle occasioni buone. Sì, io direi che sarebbe bello una proposta così, perché non fare un forum cittadino ad esempio su come sono i nostri alberghi, le nostre strutture ricettive, e ragionare insieme, ragionare con i cittadini, con le istituzioni, con chi è preposto a farlo. Poi non sono sicuramente io, né tantomeno la Protezione Civile, che può fare questi ragionamenti. La Protezione Civile può verificare semmai se ad esempio tutte le condizioni di sicurezza esistono all'interno delle nostre realtà ricettive, e mi pare che sia così però. Allora rilanciamo questa proposta di Giuliano Santelli, apriamo un forum in città.